Un saluto a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Abbiamo un'intervista di Lavinia Pallotta, direttore editoriale del giornale X Times, che parla del controllo mentale. Questa intervista è stata fatta dalla trasmissione Mistero e parlavano proprio controllo mentale MKUltra Italia e progetto Monarch. Buon ascolto. All'inizio degli anni 50 la CIA avvia il progetto MKUltra, finalizzato alla creazione di agenti segreti mentalmente manipolati che fossero in grado di commettere qualsiasi omicidio, qualsiasi azione comandata dai loro controllori e poi eventualmente dimenticarsene. Le tecniche sperimentate per la creazione di questi soldati, di questi agenti segreti, erano principalmente attraverso l'utilizzo dell'ipnosi, attraverso cui si manipolava la mente del soggetto, e poi attraverso l'uso di varie sostanze chimiche, quali l'LSD. In un secondo periodo vennero introdotti anche l'utilizzo di microchip sottocutanei. Naturalmente la CIA si avvalse di prestigiosi istituti psichiatrici e nomi importanti della psichiatria e della neuropsichiatria di allora. Uno di questi fu José Delgado, molto famoso per il suo utilizzo di microchip negli animali, che era in grado di controllare a distanza facendo fare loro ciò che lui comandava. Il progetto MKUltra, che comunque è un progetto ombrello che al suo interno comprende molti altri progetti di cui, il cui nome possiamo anche non conoscere, è una realtà, non è un'invenzione. Infatti, alla fine degli anni 70 vengono rilasciati dal Freedom of Information Act moltissimi faldoni che attestano l'utilizzo di questi Manchurian Candidate, la sperimentazione su cavie umane, non soltanto animali, per la creazione di questo tipo di agente comandato. Questi documenti sono stati in parte distrutti dallo stesso Richard Helms, allora negli anni 70 direttore della CIA, che aveva partecipato e ordinato la creazione di questi soldati, di questi Manchurian Candidate, che in seguito a delle ricerche da parte del Senato, che si diceva all'oscuro delle sperimentazioni della CIA, Richard Helms distrugge buona parte di questa documentazione. Non riesce a distruggerla tutta, il Senato riesce a impadronirsi di questi documenti che attestano la veridicità di questi Manchurian Candidate, di queste sperimentazioni ai danni anche di malati e internati in istituti psichiatrici o anche su soldati, su militari stessi. E noi abbiamo a disposizione anche su internet tutta questa documentazione che prova che questi Manchurian Candidate sono una realtà. Ufficialmente il programma non è stato chiuso ma limitato, e naturalmente l'utilizzo di Manchurian Candidate non è ufficiale, nonostante i documenti provino il contrario. Ci sono state anche delle vittime che hanno parlato di questi esperimenti, che tutt'oggi vanno avanti non soltanto negli Stati Uniti. Gunther Rosbacher disse di aver fatto parte di questo progetto che si sviluppava in 5 diverse stadi. Nei primi stadi il soggetto veniva studiato, veniva testato e a seconda delle sue potenzialità e delle possibilità offerte dalla sua psiche veniva utilizzato e manipolato in diversi altri progetti. Il progetto finale era la creazione di un super soldato perfetto in grado di cambiare personalità, anche 2, 3, 4 personalità contemporaneamente, che secondo un ordine impartito ipnoticamente poteva assumere l'identità ad esempio di un killer che non avesse paura, che non avesse incertezze, che eseguisse il compito a lui assegnato e poi dimenticarsi il fatto compiuto oppure suicidarsi. Nel caso non si suicidassero venivano comunque eliminati. È molto probabile che molti degli attentati, degli omicidi che hanno riempito le cronache di questi ultimi anni siano stati utilizzati proprio questo tipo di agenti segreti comandati. Uno ad esempio molto famoso è Siran Siran, che uccise Bob Kennedy. Le modalità sono proprio queste. Verso la fine del 2010 è stata data la notizia da vari organi di stampa, anche italiani, della creazione, dell'esperimentazione di un casco speciale per uso militare, per la creazione di soldati robot. Questo casco sarà in grado, e anche già in grado perché viene utilizzato in diversi tipi di operazione, di mandare degli impulsi elettromagnetici al cervello del soldato in maniera da monitorarne lo stato di salute, lo stato psicologico e di naturalmente influire sulle sue condizioni. Quindi soldati che non hanno più paura, che non sono nervosi, che non hanno nessun tipo di impedimento psicologico, ma anche di modificarne la salute fisica. Dal momento che tutto dipende dal cervello, il soldato verrà telecomandato a distanza per la creazione di un esercito robot perfetto, che non abbia paura, ma che non abbia neanche pietà. Cari amici, avete sentito l'intervista fatta a Lavinia Pallotta sul programma Mistero,
che spiegava proprio dell'MK Ultra, del controllo mentale, delle sperimentazioni effettuate su cavie umane. Anche in Italia avvengono queste sperimentazioni, questi collaudi di tecnologie avanzate per la manipolazione mentale. Voglio ricordare a tutti, amici, di iscrivervi al mio canale Angeli Custodi MK Ultra Italia, perché di questa intervista ce ne saranno moltissime. Un saluto a tutti da Emiliano Babilonia.